Ciao a tutti, allora, eccoci qua con la nuova recensione di un nuovo film appena uscito al cinema. Il film in questione è diretto da Adam Rosenbeet ed è Insidious, l'ultima chiave. Dopo il terzo capitolo di Insidious, che era Insidious 3, l'inizio, lasciamo la nostra Elise nel finale, dove praticamente incontra, cioè, o almeno lei sente la presenza di questo demone. Quindi diciamo che il film parte da dove è finito il terzo, quindi da dove lei ha sentito la presenza di questo demone. Solo che noi andiamo a riscoprire anche il suo passato, quello che lei ha fatto da bambina, che già da bambina lei sentiva delle presenze, ha terrorizzato il fratello, il padre non voleva assolutamente che in quella casa, nella famiglia, si parlasse di presenze. La madre gli credeva, ma cercava un po' di difenderla dal padre. Il padre invece era tutto quadrato, no? Non si doveva parlare, non si doveva dire che lì c'erano presenze, e niente del genere. Quindi lei cosa fa? Quando lei compie sembra 17-18 anni, lei scappa di casa e diciamo va avanti a aiutare la gente. La ritroviamo quindi nel momento in cui l'abbiamo lasciata e viene telefonata da questo tizio che ha bisogno di aiuto. Il problema è che praticamente la casa in cui deve andare è praticamente la casa in cui lei ha vissuto da bambina. Era la casa di infanzia. Quindi lei dovrà, diciamo, in un certo qual modo dovrà affrontare e rivivere i suoi ricordi, che poi neanche più di tanto, della sua infanzia. Quindi mi fermo qua perché sennò vi rovino il film. Il film a me è piaciuto molto. Diciamo che Adam Rabbit, quindi si cambia di nuovo regista, riesce a mantenere l'equilibrio dei tre Insidious. Non fa un film che praticamente va oltre a quelli che abbiamo già visto, no. Si mantiene sempre lo stesso equilibrio e non c'è nessuna sbavatura con gli altri film, quindi si continua con lo stesso ritmo e con le stesse dinamiche. Questa è la cosa, diciamo, più importante. Quindi, grande attrice Lin Shine, che lei aveva già diciamo lavorato anche in altri horror. Come vi avevo detto nella video recensione del Midnight Man, lei aveva praticamente già fatto in passato Nightmare dal profondo della notte. Qua adesso la rivediamo in Insidious. Poi ha fatto anche diverse commedie, eccetera. Quindi grande attrice. Poi il resto sono cambiati. Il film
alla fine si riaggancerà al primo capitolo. Quindi c'è un agganciamento, non è buttato a caso la cosa del fare i primi due capitoli e poi gli altri due sono. Cioè, quindi questo, diciamo, Insidious 3 e Insidious 4 sono praticamente la storia di questa e sì, la storia di Elise, ma da dove vengono i vari casi che abbiamo visto nel primo e nel secondo film. Quindi il caso, adesso non mi ricordo come si chiama quella famiglia, e comunque dove c'era Dalton il bambino e Patrick Wilson che era l'attore, quindi quella dove c'era quella famiglia. Niente, quindi è un film da vedere assolutamente, da non perdere. So che ormai al cinema l'hanno tolto subito, è durato poco, però secondo me è un film da recuperare. Se non riuscite a vederlo al cinema, aspettate che esca in Blu-ray o in DVD e noleggiatelo, ma purtroppo le videoteche stanno chiudendo tutte, oppure compratelo e vedetevi, anzi compratevi tutti e tre i film di Insidious e così vi rendete conto di come questo horror e la qualità di questo horror è veramente un film fatto bene, girato bene e niente di strano, di particolare, come altre cagate di film horror che ci sono in giro. Niente, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.